diventerà veramente una battaglia seria, dove non ci sarà più un freno, perché oggi stiamo ancora in una certa tranquillità e vediamo l'esasperazione dove arriva. Noi la vogliamo fare in modo pacifico, la vogliamo fare come l'abbiamo sempre fatto tutti quanti insieme. L'economia di questo paese se ne sta andando a brandelli, già è una misera, oggi è diventata pochissima. E lei lo sa meglio di me che uno stato del genere non porta altro a conseguenze estreme. Abbiamo sempre detto che per sconfiggere la camorra bisogna dare posti di lavoro, bisogna dare il lavoro alla gente. Con questo sistema non facciamo altro che deprecare ancora di più quel poco che c'era, lo stiamo completamente assottigliando. E si assottiglierà sempre di più. E le prime conseguenze le avranno tutti i ristoratori dell'area vesuviana. Tutti immancabilmente, perché nessuno sarà così scelerato da andare a spendere o 50 o 100 euro per un pasto di un matrimonio, che ce ne sono tanti che se ne affrettano in quelle zone, a sentirsi quella puzza nauseante che arriva dal Vesuvio. L'unico mezzo che noi avevamo nella sua campagna elettorale, nella mia campagna elettorale, avevamo proposto quell'ente, quel Vesuvio, quel patto del Vesuvio come una delle condizioni di maggior sviluppo che questo territorio poteva assumere in sé. Lo sviluppo del territorio era basato sul turismo e sulle piccole e medie aziende. Oggi una delle condizioni è venuta meno. Turismo, dove se ne può parlare di turismo? In un'area puzzolente come quella che diventerà Bosco Reale, e lo sappiamo tutti quanti noi, e sappiamo tutti quanti noi perché grazie a Dio ci sono anche dei numerosi medici in questo consiglio comunale. Giorni fa su un giornale, e sfido a smentirmi, che un nuovo esame che è stato fatto, una nuova taratura di studio sui paesi che sono nelle vicinanze di discariche, il problema dei tumori è aumentato, si è triplicato, quadruplicato. Questo è un problema che abbiamo noi, probabilmente non noi, perché io spero ancora in Dio di poter campare tantissimo tempo, ma lo lasceremo agli altri, ai nostri eredi, ai nostri figli. Questo è un territorio che con tutte le sue difficoltà comunque è stato un territorio che ci ha visto nascere, ci ha visto crescere e ci ha dato le possibilità di poter emergere ognuno nel proprio campo. E allora mi domando e dico, se noi da tutto quello che diciamo e da tutto quello che facciamo, pensiamo, sindaco, Carmine Sotano, presidente del consiglio, che la risoluzione la possiamo trovare facendo sì un consiglio comunale tutti quanti insieme, per dire ancora con più forza, ma l'abbiamo già detto, l'abbiamo già inviato le missive che siamo tutti quanti in disaccordo, l'abbiamo votato. Quale atto più democratico di quello deve essere? L'abbiamo votato il nostro dissenso e con tutto ciò se ne sono fregati. E allora quale atto ci rimane a un paese civile, a un paese corretto, a un paese che vuole vivere e vuole vivere indipendentemente da quello che ne pensano gli altri? Allora io vi ripeto quello che diceva il consigliere Iacchino, ma non perché io non sto facendo il sindaco, così in questo momento non ti invidio. Non ti invidio, sindaco Langella, perché il problema è molto serio ed è molto grave e nel tempo si svilupperà sempre di più. Ma se non c'è democrazia, se non c'è la possibilità che un consiglio comunale possa difendere i suoi cittadini, io, lei e tanti di noi che stiamo in quest'aula, per quale motivo ci continuiamo a stare? Allora se deve essere in questo modo di dover affrontare una battaglia, e questa potrebbe essere una causa giusta per far risaltare all'opinione pubblica nazionale e mondiale di quello che si sta perpetrando su questo territorio, facciamola, perché un segno del genere avrà l'approvazione da parte di tutta la cittadinanza. Non sarà un segno di leggerezza o un segno di difficoltà, ma sarà un segno di grande dignità di persone che vogliono bene al proprio paese e che difendono i diritti per cui sono stati eletti, cioè i diritti del cittadino di Bosco Reale e di lui. Questo è quello che dobbiamo fare come grande atto, perché se no la problematica... Silenzio per cortesia. Quello che dobbiamo fare, dobbiamo essere innanzitutto più coscienti noi di quello che è il problema che abbiamo qua sopra. Il problema che abbiamo qua sopra è non lasciate che poche persone devono andare a difendere i diritti tuoi e i diritti degli altri. E ne andiamo anche a criticare. Questo è il senso che dobbiamo fare. Allora cominciamo a muoverci in questo senso, sindaco. Consigliere, si rivolga a noi cortesemente. Io mi rivolgo a voi. Ma quando c'è chi si domanda che cosa bisogna fare, mi sembra anche logico che cosa bisogna fare. Io ho fatto una proposta che potrebbe sembrare anche indecente, ma è comunque una proposta. E comunque bisogna effettuare ulteriormente il problema che abbiamo posto. Fermiamo i mezzi. Lei si ricorda quante volte al Tufino ci hanno bloccato i mezzi per non far scaricare? Quante volte hanno mandato i mezzi, dietro i mezzi e non li hanno fatto scaricare? Lo sa lei e lo so io.
Incominciamo da questo, dal momento che neanche hanno tenuto in considerazione una strada che stanno facendo nuova sulla parte di Terzigno, nonostante che ci fosse l'interdizione del TAR, una sospensiva, i lavori hanno continuato strafottendosi di tutti e di tutti di poter andare avanti. Se l'avesse fatto un cittadino normale, una cosa del genere l'avrebbero arrestato. Se io vado su Vesuvio in questo momento, spezzo un ramoscello di una pianta qualsiasi, rischio l'arresto. Stanno facendo uno scempio su Vesuvio. Su questo ci dobbiamo appellare, ma siccome non ce lo dicono e siccome non ci rispondono, quali altri atti a noi ci demandano? Se non quello di provvedere, di chiuderci a riccio, come popolo, di difenderci da questi invasori, perché è un'invasione. Sindaco, qua sarà la discarica più grande d'Europa. Noi verremo ricordati per il Consiglio Comunale che ha permesso la discarica più grande d'Europa sul nostro territorio. Non avremo una bella fama. E allora, le prime proposte, sindaco, è quello di incominciare a bloccare i mezzi. Saranno anche pochi, ma incominciamo a dare un segnale tangibile. Cominciamo a dare un segnale tangibile. Andiamo avanti con la procedura legale. Non sempre si posseranno anni. È chiaro, se incominciamo a fare questo e davanti a un atto del genere, tutti, non solo il comune di Bosco Reale, ma il comune di Bosco dei Casi, il comune di Trecase e prossimamente anche il comune del Cigno, è lui che va a votare. Che cosa vanno a votare? Per decidere che cosa sul loro territorio? Che andranno a votare? Andranno a votare un sindaco che domani mattina dovrà gestire una discarica sul suo territorio. Per che cosa? Per 14 milioni che non gli hanno nemmeno dati ancora. È chiaro o non è chiaro? Questo è riapprovarci dalla nostra dignità, innanzitutto di essere cittadini e poi politici di quello che vogliamo rappresentare. E non è strumentale quello che vado a dire. Grazie a Dio l'ha detto uno della maggioranza, l'ha detto l'indipendente. E quindi diamo atto alla nostra dignità di cittadini. Se non ci sono altre alternative, perché se ne strafottono, facciamo il caso eclatante, mettiamolo a livello nazionale, perché lo sappiamo noi nelle poche circostanze, ma nessun altro sa del nostro problema, lo stiamo cercando di trasferire, ma non viene recepito perché ancora non abbiamo fatto degli atti non violenti, ma atti eccezionali che possono attirare l'attenzione sul nostro territorio. E un atto che possa attirare l'attenzione sul nostro territorio sono le dimissioni del Consiglio Comunale e di un popolo che non va a votare. Politica. È un problema della salute. Un po' di diciamo sì. Ci si può sbagliare. Può sbagliare tutta la roba.